senza colpevoli. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Sono le 16.37 del 12 dicembre. Muoiono 17 persone, 88 i feriti. Un'altra bomba inesplosa viene rinvenuta nella sede della Banca Commerciale Italiana, sempre a Milano. Ce n'è una terza che esplode a Roma, alle 16.55, alla Banca Nazionale del Lavoro in via Veneto. E una quarta e una quinta, sempre a Roma, deflagrano nell'area dell'Altare della Patria in piazza Venezia. Una sotto un pennone portabandiera, l'altra davanti all'ingresso del Museo del Risorgimento. 4 feriti. La scansione temporale è rapidissima. Tra l'esplosione del primo ordigno e dell'ultimo passano solo 53 minuti. Mariano Rumori, il presidente del Consiglio, convoca immediatamente il Consiglio dei Ministri. Rivolge agli italiani un appello televisivo. Un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani. Piazza Fontana, purtroppo.